Coronavirus. La task force regionale è attiva. Con l'obiettivo di seguire e presidiare l'evoluzione del contagio, la Regione Veneto ha attivato una task force regionale composta dai vertici sanitari competenti e una task force all'interno di ogni singola azienda ULS. Ciascuna task force aziendale agisce attraverso un braccio operativo composto da medici e operatori sanitari, con il compito di coordinare la presa in carico dei soggetti contagiati e di sorvegliare attivamente i contatti dei casi sospetti e accertati. Per caso sospetto si intende una persona che presenti un'infezione respiratoria acuta grave, ovvero con febbre, tosse, e che ha richiesto il ricovero in ospedale e che nei 14 giorni precedenti la comparsa dei sintomi sia stata nelle aree a rischio della Cina oppure a stretto contatto con un caso probabile o confermato. In caso di sospetto contagio è possibile mettersi in contatto con il proprio medico curante o telefonare al 118 o al 1500, il numero messo a disposizione dal Ministero della Salute. Per il Veneto, il numero è collegato al reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, dove viene effettuato un primo triage telefonico, un'intervista per valutare la condizione clinica. Al paziente che si presenta al pronto soccorso con febbre e sintomi respiratori viene fatta indossare una mascherina protettiva e viene subito isolato in uno spazio ad hoc per la valutazione clinica. Il nuovo coronavirus è un virus di cui non sono ancora note tutte le informazioni sul suo comportamento. È un virus contagioso ma a bassa letalità, per il quale non è disponibile un vaccino. Ha un periodo di incubazione di 14 giorni e ad oggi sembra che il soggetto diventi contagioso nel momento in cui inizia a sviluppare i primi sintomi. La sorveglianza viene quindi attivata durante il periodo di incubazione, anche se il soggetto è asintomatico, al fine di intervenire immediatamente con l'isolamento dei contatti se si dovessero manifestare i primi sintomi. È quindi importante prevenire il contagio seguendo alcune semplici misure di prevenzione personale valide per tutti, come utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani frequentemente. Per chi dovesse recarsi in aree a rischio, il consiglio è di rimandare i viaggi non strettamente necessari e di vaccinarsi contro l'influenza almeno 2 settimane prima del viaggio per evitare il sovrapporsi delle infezioni virali.